Spirito Santo. Amen. Ecco, consacriamo proprio tutto alla Madonna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii tu il nostro aiuto contro le insidie e le malvagità del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, in catena e ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Spirito Santo, effonditi sulla terra in una nuova Pentecoste. Spirito Santo, effonditi sulla terra in una nuova Pentecoste. Spirito Santo, effonditi sulla terra in una nuova Pentecoste. Ok, voglio sapere. E questa sera chiediamo proprio che Gesù in me parli di una cosa molto semplice e potente. È un argomento delicatissimo, ma nello stesso tempo meraviglioso e che secondo me porterà frutti senza misura. E il Signore ci vuole rivelare quella che è la radice e in qualche modo spesso anche delle infermità. E quindi rivelandoci questo ci rivela anche il rimedio. Allora voi sapete che per infermità si può intendere una malattia, come si possono intendere delle sofferenze, insomma, serie, no? Ripetute. E queste sofferenze possono venire o dalla nostra natura decaduta, andando nel peccato originale, entrando nel mondo la morte e la malattia. Quindi essere soggetti alle malattie come la morte è una conseguenza del peccato originale. Poi vi ho insegnato attraverso le tecniche di guarigione come questo si rimedia, però questo sarebbe lo stato dovuto al peccato originale. Poi altre malattie possono venire per via diabolica. Esistono nell'esperienza proprio degli esorcisti delle malattie che vengono inviate per via magica, per cui non so, proprio vengono fatte legature o fatture a morte per l'infermità, perché la persona muoia di morte improvvisa, di infarto, di ictus, tutte queste cose qui, no? Diciamo che c'è un campionario, diciamo, particolare. Meno male che il nome di Gesù, al nome di Gesù si deve piegare ogni ginocchio, pure quello dei fatture di ictus, tutto quanto, quindi al rimedio ce l'avete, non c'è problema, no? Però bisogna saperlo. E quindi le infermità possono venire anche da altre persone, che sono infezioni. Tutti i modi in cui possono venire le infermità, sia che sono di tipo diabolico che di tipo naturale, e quando sono di tipo soprannaturale, cioè per esempio come Gesù che manda una sofferenza a Padre mio, le stima, che nessuno si sogna, e praticamente quelle sono mandate da Dio per la salvezza delle anime, è un'altra cosa, no? Come la dica Re, che è stata 30 anni a letto perché doveva arrivare degno della mia volontà, si chiamano anime vittime. Allora, da questo discorso
Io escludo le anime vittime, cioè quando una cosa è voluta da Dio per il bene delle anime, quindi sono anime vittime, c'è un progetto soprannaturale che non c'è niente di negativo perché è voluto da Dio e anche la sofferenza è vissuta con Dio. Quando invece sono di tipo naturale, quindi dovute come conseguenza del peccato originale, quindi alla decadenza della natura, o di tipo diabolico, allora vale il discorso che farò adesso. E Santa Hildegarda dice che le infermità hanno come radice l'ira, la tristezza e la melanconia. Queste sono le tre radici, perché tutte e tre lavorano sulla bile nera, e lo spiega tutto quanto. Comunque la radice, l'ira, e la melanconia e la tristezza, e questo oggigiorno è dimostrato anche a livello medico, infatti devo pigliare per una grande ira che hai preso, la gastrite devo prendere perché c'hai una tristezza continua, un'ira continua e ti sfoga sullo stomaco. Sì, oggi si dice si somatizza. Diciamo che quando l'anima non riesce più a reggere certe sofferenze, trapassano sul corpo, e questo parte l'esperienza, lo dice, ma lo dice la scienza di oggi, ma diceva Santa Hildegarda, diciamo allora. Allora, quindi, se noi, conseguenza meravigliosa, se noi sappiamo come liberarci dall'ira, dalla tristezza e dalla melanconia, diventiamo, tra virgolette, come immuni. Il nostro sistema immunitario diventa potente al 100% in qualche modo, e quindi è capace, non è che non incontrerà più problemi, ma è capace di non ammalarsi per queste cose, di vincerle. E non è poco, anche quando sono mandate per via diabolica. Perché ricordiamoci sempre che noi non siamo nelle mani del maligno, Gesù è il nostro Signore. Voi sapete che i demoni per colpire una persona devono chiedere il permesso a Dio. L'avete visto nella storia di Giobbe. Giobbe ha avuto tante vicissitudini, ma prima doveva andare a te e chiedere il permesso al demonio. Infatti Dio gli ha detto, puoi provarlo, ma non puoi ammazzarlo. Infatti con tutte le sue armi non è riuscito a ammazzarlo il demonio, che chi comanda è Dio. La stessa cosa vale per quando Gesù caccia il demonio, caccia quel demonio che era legione, perché siamo molti, e il demonio addirittura per andare dalla persona e nei porci, quindi è stato cacciato, Gesù lo stava mandando all'inferno, il demonio ha chiesto il permesso di poter andare nei porci, ma anche per andare nei porci ha dovuto chiedere il permesso al demonio, cioè il demonio può fare una mossa, non si può manco muovere, dice Santa Teresa d'Avila, senza il permesso di Dio. Noi a volte pensiamo che i demoni vanno tanti dei schiaffi e noi dobbiamo stare lì come quegli sci, no? Poi se cercate di dire, mamma mia, mamma mia. No, il demonio è sfogliato di forza, è vinto da Gesù. La sua potenza, dice San Giovanni Crisostomo, è nella persuasione. Per cui è così intelligente, perché è un angelo decaduto, che te fa credere, pure se in realtà lui, tra virgolette, è spogliato di forza, ti fa credere che lui è Dio, che è forte, lo fa come gli pare, dice tutto lui, non c'è davvero niente. Queste sono tutte cose in cui cerca di persuadere, perché se l'uomo ci crede, e se ci crede, praticamente anche se in realtà non lo può fare, se te convince, se uno ti convince che il Presidente della Repubblica si presenta a casa tua, tu ti convinci che il Presidente della Repubblica lo fai sedere a tavola, gli offri il dolce e magari gli fai un'offerta, no? E in due secondi ti ha spogliato di tutto. Se tu ti prendi si via, ma quantomeno prende la tua fiducia e quindi di conseguenza tante cose anche della tua casa e così via. Ma se tu accorgi che invece è un imbroglione, non lo fai neanche andare a casa probabilmente, no? Ok? Allora, questo è importante saperlo. Quindi il demonio è spogliato di forza, ma non è stupido. E quello che non riesce a prendersi con la forza, perché non ce l'ha, perché ce l'ha vinto, cerca di farlo con quello che trova in te.
Quindi se tu, per esempio, sai che tu sei una persona paurosa, il demonio sa che quella è la tua fortezza spirituale negativa, cioè tu hai la tendenza alla paura. Allora lui passa per quelle cose che comincia a dire: guarda che se tu adesso non fai questa preghiera, tuo figlio muore. E tu dici, praticamente cominci magari a pregare così via, cioè lui comincia a prenderti sotto il verso della paura, così la ferita della paura te la fa diventare piaga, così a un certo punto te c'è paura di tutto. E la preghiera non diventa un dialogo con Dio, ma diventa un'ossessione. Tant'è vero che più preghi e più sei agitato. Dice, ma com'è che come preghi sei più agitato di prima? Perché non è una preghiera ispirata dallo Spirito Santo, è soltanto che il demonio, attraverso quelle paure messe sotto forma di preghiera, ti ossessiona la mente, ti leva la forza all'anima e ti abbatte. Allora questo è molto importante. Allora qui c'è una cosa fondamentale che mi ha fatto capire Gesù nei giorni scorsi, adesso diciamo ve l'annuncio, no? Allora noi dobbiamo veramente sapere che ciò che secca tutte le radici dei mali e delle infermità è il perdono. Anche i ministri di guarigione, come il padre Roberto De Grandis, o questo che vi ho parlato l'altra volta, questo evangelico Federico, non mi ricordo come si chiama, ma quello che ho citato un suo libro, che dicono di avere appunto una grande autorità sui demoni, li cacciano senza neanche fare le stelle là. In realtà padre Roberto De Grandis lo spiega questo sacerdote cattolico, è perché loro abbinano la preghiera con la preghiera di guarigione interiore. Una volta che tu guarisci le ferite e chiudi le porte, le demoni li puoi cacciare in maniera molto meno traumatica, manco li senti. Tanti strilli e cose sono dovuti al fatto che i demoni sono attaccati alle ferite, la preghiera suscita la reazione dei demoni e nasce un combattimento come su un terreno, un luogo in cui è come un terreno, no? E quindi c'è uno scontro, e allora ci sono manifestazioni di cose, ma spesso se ci fosse una guarigione interiore delle ferite, la cosa sarebbe molto più dolce, la cacciata dei demoni. Perché i demoni in realtà non sono così grandi e così forti, ma sono deboli. Diventano forti perché? Perché dato che hanno lavorato sulle tue ferite, le tue ferite sono diventate come delle case dove loro hanno preso dimora col loro potere, e quindi a forza di rafforzarti nelle paure, nella tristezza, nell'ira, loro hanno preso un potere su di te, ma attraverso quello che anche hanno trovato in te. Si chiamano le fortezze, San Paolo ne parla in maniera chiara, no? Allora, tutto quanto sulla terra, quello che verrà sciolto in terra, sarà sciolto in cielo. E le cose in terra si sciolgono col perdono. Questa è una cosa importantissima. Allora, e concretamente significa che io oggi consiglierei a qualunque persona esiste, che potrebbe esistere, di decidere, ognuno può avere il suo tempo, c'è sta chi ne può avere bisogno una volta a settimana, chi una volta al mese, chi una volta ogni 6 mesi, dipende dalla propria storia e della propria vita, però di fare una preghiera di perdono. Però la voglio spiegare questa preghiera. Perché c'è bisogno di perdonare? Perché il perdono scioglie il dolore. Ma il dolore che cos'è? San Francesco di Sales, nei trattenimenti, che è un suo scritto, all'11° trattenimento dice una cosa meravigliosa, che è il principio da cui parto stasera. Dice: la nostra volontà è fatta in maniera tale che non ama essere contraddetta. Diciamo che è fatta immagine e somiglianza di Dio in qualche modo, perché Dio di fatto è l'unico che quello che vuole lo fa. L'essere umano invece può volere una cosa e non ci riesce, magari per la debolezza della sua natura, non ci riesce perché un altro soppone, non ci riesce perché non è la cosa giusta e quindi Dio non lo permette. Possono essere tanti i motivi, però che cosa succede? Ogni volta che la nostra volontà non fa quello che vuole, lui dice, San Francesco di Sales, nasce come un risentimento dentro l'anima. Tant'è vero che anche se è tua madre che ti dice no, dai per favore cara, non lo fare, e tua madre l'accetti, però dentro di te
sembra sempre che c'è un piccolo risentimento, non risentimento voluto che c'hai con tua madre, ma inconscio, cioè il dolore che tu provi nel vedere la tua volontà non si fa, ti fa nascere comunque un po' di risentimento. Poi tu non gli fai spazio, per fede accetti, credi che Dio voglia quello, lo farai, quindi è solo inconscio, non è peccaminoso il risentimento, però il risentimento si può creare a livello inconscio. Tant'è vero che una persona che nella sua vita per tanti motivi non ha mai visto realizzato quello che desiderava può avere a volte anche a sua insaputa, molta rabbia dentro. Ma questo è dovuto al fatto che noi siamo fatti in maniera tale che amiamo che si realizzi la nostra volontà. Solo che Dio è giusto che si realizzi sempre la sua, perché Dio, la volontà di Dio è sempre buona, cioè vanno essere tutti, la nostra no, perché io posso avere la voglia che ammazza quello, la volontà mia può essere, allora va bene, per questo io devo obbedire a Dio e ai comandamenti, perché è l'unico modo perché la mia volontà realizzata sia buona. Però ogni volta che non si realizza la volontà, o nel bene o nel male, per assurdo potrebbe nascere nel cuore un risentimento, magari inconscio proprio nasce. Tant'è vero che anche quando uno va dal padre spirituale, no? Io mio padre spirituale proprio, Dio mi ha dato la grazia di amarlo nell'amore di Dio, proprio io voglio bene, quindi per me è una grazia ricevere consigli da lui, però bisogna riconoscere che noi dentro spesso abbiamo la sensazione che le cose che pensiamo noi per qualche motivo sono più giuste. Pure da quello che dice il padre spirituale, poi lo dice lui, credo che Dio, allora io lo obbedisco. Però fondo, per poco, visto che mi ha detto di non farla quella cosa, io magari per un pomeriggio lo accetto, ma dentro di me sento che non è che il cuore o l'inconscio sono proprio così allegri. Infatti si dice ogni correzione al momento produce tristezza. Poi col tempo invece produce un frutto di pace, perché era giusta la cosa, quindi tu hai avuto fede, non hai dato retta ai sentimenti, e infatti io ti avrei detto in modo più normale l'ho fatto come diceva il padre spirituale, no? Allora ogni volta che noi non vediamo realizzata la nostra volontà, in noi può nascere un risentimento dovuto al dolore che non vediamo la nostra volontà si è realizzata. Quante volte per amore di Dio si dice che sì a certe cose per non star litigando, no? Però dentro per tre giorni ti viene da dire, però insomma io quella cosa la volevo fare come dicevo io, vabbè comunque l'ho fatto per amore di Dio a posto. Però San Francesco di Sal dice questo principio: la nostra volontà non ama essere contraddetta, e in questo in qualche modo siamo come Dio. Perché Dio è l'unico appunto che quello che vuole lo fa sempre. Solo che Dio, quello che fa sempre, è sempre buono perché è Dio. E quindi è giusto che sia come dice lui. Invece noi no. Perché una cosa la posso voler fare per debolezza. Quando un marito traduce la moglie, non lo fa sempre per malizia, a volte lo fa per debolezza, perché incontra una donna che è bellissima, non riesce a resistere e ci cade. Questo significa che non è peccato, però. Il peccato è un conto che viene fatto a volte per debolezza, un conto che lo fai proprio per disprezzo dell'altra persona, proprio con vendetta magari, no? Però sempre il peccato è, per carità, poi può essere più o meno grave in base a tante cose, però è oggettivamente grave. Allora, questo è importante. Nella vita, allora, se è vero quello che dice San Francesco di Sala, che la nostra volontà non ama essere contraddetta, e quindi spesso obbedisce nell'afflizione, diciamo. Cioè, tu obbedisci perché per fede credi che quello che ti hanno detto è giusto, però la tua volontà, malgrado sa che è giusto, soffre lo stesso. Ma chissà perché? Perché è una conseguenza del peccato originale. Perché quello ci fa vedere che noi non sempre abbiamo potere su noi stessi in maniera così lineare e diretta che quello che volevo lo fanno. Noi possiamo ritenere giusta una cosa, ma il nostro cuore ci dice sarà pure giusta, ma a me mi fa soffrire. Come mai non hai questa autorità sul tuo cuore piena?
è il peccato originale che ha fatto sì che la parte sensibile si ribella a quella spirituale. Perché succede, che ne so, che un uomo, anche se prega, magari può avere una tentazione quando vede una persona. Perché? Perché la concupiscenza è nata dopo il peccato originale e si ribella allo spirito. Però lo spirito può sempre dire no, quindi non fa mai peccato, perché dice di no, San Francesco di Sardi dice si oppone alla concupiscenza, non la fa entrare nel cuore, quindi peccato non c'è. Anzi, hai vinto con Gesù. Allora questo è importante, nella vita può succedere che da quando siamo stati concepiti noi possiamo aver sofferto perché persone o volontariamente o involontariamente comunque ci hanno causato dolore. A volte le persone che più ci sono care hanno un modo di fare con noi che ci procura dolore, anche se noi sappiamo che la persona non lo fa con cattiveria, lo fa con buona fede, però lui ci ha dato dolore lo stesso. Oppure può succedere che io sono così sensibile per la mia natura peccatura che anche se non vorrei soffrire per certe scemenze, io ci soffro lo stesso. Magari a lei che dicono: senti, che va a fare la spesa per favore che non c'ho tempo? Lei dice: sì, ok. Lo stesso modo di dirlo un po' sbrigativo: che va a fare la spesa che c'ho tempo? Allora tu dice: però insomma, lo potrei dire in maniera più dolce, ma che è questo modo di fare, no? Perché? Perché dipende da una sensibilità che io, cioè, non ho il controllo pieno, e quindi quando un altro mi dice una cosa secca, io sento dolore, guarda, trattengo come i cavalli, tra virgolette, la domo, non la faccio passare. Gli faccio fare quello che dico io, però il combattimento fra la mia volontà, che la deve domare, e la cosa che vuole invece qualcuno dice lei, è come quando due cose si strofinano, producono scintille, dolore. E questo purtroppo, a parte Gesù e Maria, che erano senza peccato, non c'è nessuno che in qualche modo può essere esente da questo. Questo fa parte del combattimento spirituale. Per vincere basta che tu non fai entrare il male nel cuore, lo respingi. Dio non ti dice di non sentire cose, perché non è in tuo potere non sentirle. Se ti arriva una tentazione che tu non vuoi, Dio ti può dire: non ti doveva arrivare. E tu gli dici: Signore, mi doveva arrivare, ma sei Dio, tu devo fare, io non ho cercata, no? Sarebbe assurdo. Ma tu puoi dire, come la pubblicità, mi si è presentata la cosa, ma non è entrata. Adesso la pubblicità io posso dire sì o no. E quindi a me Gesù mi chiede soltanto di dire sì a Gesù e no al male. Non mi può chiedere di non sentire, perché solo i morti non sentono. Quando è che uno non sente più le tentazioni? Quando è morto. Ma finché sei vivo, senti il bene, grazie a Dio che è in maggioranza, e ma senti pure il male, pure il dolore e tutto. Allora, qua c'è una cosa fondamentale. Visto che il dolore che le persone ci procurano può essere volontario o involontario, noi però il dolore lo possiamo sentire in tutte e due le situazioni, e quando c'è dolore va fatto il perdono. Per questo io, è l'unico modo che scegli il dolore, o parlarne con qualcuno, ci sono tanti modi, ma sto parlando del perdono stasera. Allora, il perdono è l'unica cosa che scioglie il dolore, e quindi scioglie l'ira, scioglie la tristezza, scioglie la melanconia. E come dicevo prima, dato che Santa Ildegarda dice che la radice delle infermità naturali o diaboliche, questo l'ho detto io, questa aggiunta, sono l'ira, la tristezza e la melanconia. Quando noi riusciamo a sciogliere l'ira, la tristezza e la melanconia, sapete che le persone spesso guariscono? Padre Tardifi diceva: io trovo tante cose che favoriscono la guarigione, che ne so, la preghiera, la fede, ma la cosa che più impedisce la guarigione, che veramente è necessario sciogliere, sono il rancore verso altri e la pratica della magia. Quelle sono due cose che se ne sciogli guarisci, manco se di solito, manco se non c'è, perché l'ira produce le infermità, e questo ormai è scientificamente pure provato, perché una persona che coltiva l'ira
o che sente sempre l'ira, anche se non vuole. Nel secondo caso è diverso, perché la sente ma non la vuole, quindi prega, è protetta la persona. Ma quando tu la coltivi, per esempio, può succedere che ti ammali molto facilmente. E poi, cosa fondamentale, una persona che coltiva l'ira non solo si può ammalare sulla terra, ma si può dannare all'inferno. Perché se tu dai spazio all'ira nel tuo cuore in maniera grave e continuata, l'inferno ti aspetta, esattamente. Cioè, non è proprio un po', insomma. Allora, qua è fondamentale fare una cosa. Io, Gesù mi ha fatto capire l'altro giorno, mi ha dato questa luce. Io conoscevo, ho letto una testimonianza sul libro di una famiglia che ogni sabato mattina si radunava come famiglia e si chiedevano perdono a vicenda. Allora, qua c'è una cosa molto importante. Chiedersi perdono e perdonarsi va fatto per amore di Dio. Quindi va fatto anche in un certo contesto, perché vi faccio un esempio, no? C'è un marito magari che gli vuole sparare a bocca e ci rimane male. C'è sta magari una moglie viceversa che basta che gli dici che c'è, che ha quello diritto, magari la fa soffrire la cosa, no? Dipende dalla sensibilità. Allora, quando ci si perdona, bisogna veramente accogliersi e perdonarsi e far esprimere il dolore e farlo sciogliere. Non è che il marito senta la moglie o viceversa che dice: lo so che tu non l'hai fatto apposta, però a me quella cosa mi ha fatto tanto soffrire. Il modo come hai reagito a cena, è vero che forse non ho fatto come dicevi magari tu, però io l'ho fatto con amore, tu hai reagito in una maniera brutta, no? Allora, per il marito magari quella è una scemenza, che manco ci si dovrebbe tornare sopra la cosa. Però non bisogna dire a moglie: ma su, ma non te ne rendi conto di quanto sei, ogni cosa piccola, e quindi un'altra volta invece di accoglierla, di accettare il dolore, tutto quanto, che dici un'altra volta che poi è mezza tutta, no? E no, allora è meglio non farlo l'incontro di sabato, se no alla fine invece di fare qua ci fanno a botte. Quindi è importante che bisogna sapere che non bisogna giudicare gli altri per quanto sono sensibili. Bisogna sapere se quella persona ha avuto dolore, mo sensibile o no. Poi uno gli dice anche con delicatezza magari dei rimedi per diventare sempre meno sensibile, quindi sensibile al punto giusto che non soffri sempre. Però non bisogna essere aggressivi, se no non è perdono. È come se un malato ti dice: io lo so che tutti i matti gli fa male la gamba quando fanno un chilometro, però scusi dottore, a me non so io cosa faccio un chilometro per fare il ginocchio. Quello dice: ah, ma pazzo, ma tutti i matti vanno bene, se non riesce sempre a fare preghiera. A un certo punto dice: vabbè, ho capito, e se tiene il dolore del ginocchio, no? Allora, questo lo faceva questa famiglia, si perdonavano a vicenda e avvenivano ogni sabato delle guarigioni. Perché guardate, anche i bambini, i giovani, sono sensibili in maniera diversa rispetto a un adulto. Tu non puoi sorprendere se a un bambino una parola dà più dolore che a un adulto. O chi mi dice: ti sei proprio tonda! Cioè, se fai così distruggi le persone. Allora, invece bisogna far esprimere il dolore e perdonarsi. Il perdono scioglie il dolore, non la rabbia. La rabbia, il dolore lo rende ancora più aspro, perché è come un medico che mentre sta operando dice: oh, questa, insomma, io non vado a cena stasera, ce cioè devo mettere una voce, un ta-ta-ta-ta, poi che succede, no? Praticamente la persona esce fuori da un befuglio per il quanto, no? E questo succede. Poi l'ira, la Bibbia dice: l'ira non fa ciò che è giusto davanti a Dio. Allora, io mi veniva questo consiglio: ognuno poi troverà il tempo più opportuno, però è bene, io l'altro giorno l'ho fatto a letto, mi ero messa a riposare, stavo una tavola tranquillo, di un momento a fare una bella preghiera di perdono, mamma mia, ho cominciato dal concepimento e ho perdonato le persone che mi possono aver fatto soffrire nel grembo. Proprio così, Padre Santo, nel non prima uno chiede la protezione del sangue di Cristo sulla preghiera, o di pure un Padre nostro, ma è gloria al Padre, semplice. Poi, Padre Santo, nel nome di Gesù, dal mio concepimento, io voglio perdonare tutte le persone che mi possono aver creato dolore, o volontariamente o involontariamente, compreso me stesso. Perché il primo che a volte non sopporta di essere così sensibile
Non vorrebbe magari anche solo che non tagli la vita all'altro, che fai vedere che sta soffrire. Siamo noi tante volte. Allora, è importantissimo invece dire proprio: io perdono mio padre per le volte che litigava con mia madre quando ero nel grembo, perché magari la tradiva. Quindi la mia sofferenza non può essere cosciente, non è che io mi vedevo, mi sentivo, però inconsciamente posso registrare come, altro che. E si scioglie, se fai così, la sofferenza. Si scioglie il legame di sentimento che si era creato con tuo padre o con chi per lui, insomma. No? Oppure nasce, succede che c'è un errore medico e questo crea un grande dolore, a volte addirittura la perdita della persona, quello è un dolore atroce. Solo col perdono si può sciogliere. Ma non si perdona perché si è d'accordo col male, si perdona perché il perdono è l'unica cosa che scioglie il dolore legato alla situazione e ti fa guarire e superare anche la cosa. Questo non significa che poi dici al meglio grazie, mi ha ammazzato il male, non ti sono neanche, no? Però praticamente, perché che cosa succede? Già il medico ha fatto male a tua madre. Se tu non perdoni, col tempo rischi di far male pure tu. A gastrire, devi per dire che c'hai tutto quello che puoi, ma questo va vale per tutte le cose. Allora il perdono prima di tutto è perché lo suggerisce Gesù, ma Gesù lo suggerisce perché Gesù è il medico della natura umana e sa che il perdono è la cosa che rende il sistema immunitario invincibile a tutti i mali. Quello che fa passare il sistema immunitario spirituale di solito è l'ira, la tristezza e la melanconia, che ti espone ai mali. Allora, la depressione è, allora, se voi pensate che i padri della Chiesa dicono che la tristezza in certi casi è una forma di rabbia, anche la depressione è rabbia verso la vita, perché a volte la depressione, a volte c'ha motivi biochimici, credo che manca la serotonina, quindi quello, vabbè, quando sono cose scientifiche, per carità. Però a volte la tristezza non è semplicemente un sentimento, nasce dalla rabbia. La tristezza è una forma di rabbia, solo che è o verso se stessi, o verso la vita, o verso qualcuno, però a volte è più sottile, magari è verso se stessi, perché non sei riuscito a fare quello che dovevi, perché non sei riuscito a tenere tuo marito, se n'è andato, magari dai conto pure di cose che non c'hai. Allora, cominciare a fare proprio preghiera di perdono, perdonando tutte le persone che ti hanno dato dolore, da piccolo a grande, guardate, è una potenza incredibile. Allora, ci sono persone che dicono che ne fanno una volta a settimana, magari, chi gli basta una volta al mese, chi una volta ogni 6 mesi, chi una volta all'anno, chi una volta ogni 3 anni, dipende da tante cose, anche dal grado spirituale che hai, perché quando hai cominciato nella virtù a saper diciamo governare le emozioni, spesso questo è uno scudo già a tanti mali che ti possono arrivare. Però non è importante quanto, è importante sapere questo principio e metterlo in pratica. È bene essere anche specifici, proprio dire: perdono mio marito per tutte quelle parole brutte che mi ha detto, perdono mio figlio perché ogni volta sembra che non gli vada mai bene una cosa che io faccio. Cioè, ogni cosa che ti ha procurato dolore non significa che gli dai colpa all'altro. Può essere dolore che l'altro hanno voluto darti o no anche, però a te il dolore è arrivato. E quindi qua si parla come sciogliere il dolore per non ammalarsi e per guarire. Perché lo Spirito Santo, sapete, io l'ho letto un'altra volta una cosa molto interessante, sempre su quel libro di Federico Martini, come si chiama. Là dice una cosa molto interessante, dice che lo Spirito Santo di solito guarisce da dentro a fuori. Tante volte lo Spirito Santo, quando lo invoca per guarirti, arriva, solo che trova delle fortezze nella tua mente di paura, di rancore, e quindi non può agire, agisce solamente, ma non riesce a agire sul corpo perché c'è una divisione tra mente e corpo dovuta a quella paura, a quella rancore. Tanto è vero che spessissimo
questi ministri di guarigione lo dicono, quando si rimuove col perdono una cosa, avvengono guarigioni anche da artriti, cose di tutti i tipi, perché lo Spirito Santo non trova più e guarisce. Perché? Perché Gesù ha già guarito tutto sulla croce. Non è che Gesù dice, chissà se sta cosa io gli auguro guarire questa persona, no? Ma che boh, ma per padre gli dice, ma ti ricordi se è andato in croce questa cosa? Ma sì, è vero padre, no? No, no, Gesù è andato in croce per prendere tutti i peccati, distruggere tutte le malattie, tutto. Quindi lo Spirito Santo lo manda per comunicarci quello che lui ha fatto sulla croce. Ma lo Spirito Santo deve, se trova il terreno libero, e passa e infonde anche la guarigione, ma può trovare anche tanto dolore dentro di noi, e quel dolore è una barriera, e questo si vede con gli esseri umani, che è vero. Se io ho sofferto tanto, io a volte mi faccio, mi impongo delle cose per non soffrire più, che magari sembro sgarbata con l'altra persona. E finché non si sciolgono quelle ferite e non si perdona, come non è facile creare un rapporto di comunione con gli esseri umani, così non è facile creare un rapporto di comunione con lo Spirito Santo che ti guarisce. E se c'è comunione con lo Spirito Santo, come dà comunione la guarigione? Ma la mancanza di comunione può essere anche inconscia, perché il dolore può essere inconscio, la rabbia può essere inconscia, allora con percorso si sciolgono tutti e due, sia le cose coscienti che inconsce. Però io l'altra volta ci ho messo, mi ricordo, nel 2 pomeriggio, ho finito alle 3. E poi, devo essere sincero, io nella mia vita ho fatto già preghiere, detto, ma Signore, però bisogna sempre magari darsi una... Io per esempio, da quella sera, quando faccio l'esame di coscienza, la sera, Gesù mi ha fatto aggiungere un punto, mi ha ispirato. La sera, a parte chiedere se ho fatto peccati, delle cose della mia coscienza, mi chiedo, quale persona oggi mi ha causato dolore? La individuo, poi il telefono è il mio, non scherzo. Praticamente la individuo e faccio un atto di perdono la sera, così è molto veloce perché è una persona sola, lo faccio tutte le sere ed è una bomba. Però guardate, funziona in una maniera pazzesca. Quello che voi scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo, dice la scrittura. E dato che il De Garda ci insegna che la radice delle malattie è legata all'ira, alla tristezza e alla melanconia, se io, Dio mi dà questo medicinale meraviglioso che è il perdono, guardate, provate per credere. È una cosa di una potenza enorme. E questo vale anche per difendersi, perché le malattie e le infermità, come dicevo, possono essere di tipo naturale, ma anche mandate per via diabolica, per esempio, no? Allora, io l'altro giorno, Gesù mi ha fatto capire, a un certo punto sentivo dei disturbi, vi dico questa cosa così, che la condivido con voi, a un certo punto mi sono messa a pregare lingue, ho chiesto una parola di conoscenza per capire che stava succedendo e Gesù mi ha fatto capire riti a morte. Cioè, cercavo di farmi fuori, detto in altri termini, no? Allora, vabbè, non è che è una sorpresa, stanno sulla terra ancora, no? Allora, io cosa ho fatto? Gesù mi ha fatto capire che una volta che tu capisci, allora praticamente ho cominciato, ho detto adesso nel nome di Gesù io perdono queste persone per il dolore che vorrebbero provocarmi. E quando tu perdoni, succede che la porta diabolica si chiude, perché si scioglie. Quindi tu chiudi a ogni ammalarrivi, no? Chiudi. Dopodiché ho detto a Gesù, tu dici di benedire chi ci maledisce, adesso mi benedico, mi ha perso quello che disturbo, no? Dopo 10 minuti mi era passato. E questo mi sa che funziona, non è che posso tanto per parlare, no? Allora, il perdono rimuove la radice dove si attaccano i demoni, la tristezza e la melanconia, ma chiude anche la porta fra noi e chi ci fa soffrire. Ci rende il sistema immunitario veramente pienamente potente e vittorioso. È così. E adesso entro in alcuni casi particolari. Perché io sono sacerdote, magari la persona che mi fa soffrire sta lontano, a terapia dove stiamo a posto, non la rivedo manco magari, no?
ok, oculari vedo, però non è che è di moglie, no? Ok? Allora, però può succedere che tu sei in una situazione dove non puoi non vedere la persona, che ne so, mai del mondo, per esempio. Allora, in quel caso, vi dico una cosa bella, questo lo dice anche la psicologia cognitiva, La psicologia cognitiva insegna, e l'altro giorno Papa Francesco ha detto che lui quando c'è un problema scrive un biglietto e lo mette sotto San Giuseppe. E una persona, prendendo una cosa della psicologia cognitiva, commentava dicendo che la psicologia cognitiva dice la stessa cosa, che quando tu hai un dolore, se lo esprimi o coi foglietti o lo scrivi o lo dici, questo lo insegnano anche nella Chiesa il padre spirituale, per esempio, solo manifestarlo è guarigione già, anche se poi non cambia niente nella situazione. Quindi non dipende dipende da noi, grazie a Dio, quindi potremo guarire sempre. Se per esempio io mi viene in mente una persona che non posso, però gli scrivo una lettera e gli dico veramente, mi apro il cuore, oppure scrivo una lettera a Gesù, gli dico tutto il mio dolore scrivendolo e esprimendolo, quella è guarigione. Noi funzioniamo così, ci ha fatto Dio così. Il dolore quando è che rimane sepolto? Quando non è espresso. Perché è sepolto? Perché non viene mai alla luce, no? Non si esprime. Ma se il dolore viene alla luce, quella è già la guarigione, solo che è venuto su. E quando perdoni è guarigione completa perché viene su, perché lo esprimi, ma lo praticamente bruci col perdono. Se il dolore è acqua, il perdono è fuoco e lo fai evaporare quando tu perdoni. Allora, bene partire dal concepimento e cominciare, come ho detto, a perdonare. Non vi sorprendete se vi troverete a perdonare anche vostra madre, vostro fratello a cui volete un grandissimo bene, però è bene, bene, ma è sempre essere umano, quindi devo aver fatto soffrire, e non è che è una sorpresa. E facendo così, voi immaginatevi che il cuore è sopra tutte quante delle ferite. Man mano che si passa e si perdona, si chiudono tutte, tu, 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 alla fine Dio ti dà un cuore nuovo. E un cuore che batte proprio per bene, nuovo, ma che ha preso forza, la forza dell'amore di Dio che ha perdonato e ha sciolto le cose, quando ci sono situazioni dove non si può cambiare una cosa, già fare questa cosa ti rende sempre più forte e anche immune. Anche le nuove cose che ti vengono fatte. Naturalmente io qua dico una cosa molto serena e chiara. Allora, io sono un sacerdote e non sono certo favorevole alla separazione, anche se il diritto canonico prevede che in casi gravi ci si può anche separare. Naturalmente ci si può mettere con l'altro, però ci si può separare, perché per esempio se te e tuo marito o tua moglie te menano, oppure è un pericolo per i figli, perché se scopre che il padre è pedofilo, no? Negamo che dici io perdono mio marito, no? Io perdono mio marito ma devi curarsi pure i figli, no? Non è che si scherza, perché nelle cose ricordatevi sempre, cioè, e poi se devi denunciare pure tuo marito se serve, che veramente non si fa curare, insomma che non prende una strada dove non c'è nessuno corre più pericoli, no? Allora, io sono sacerdote, quindi faccio di tutto per salvare i matrimoni e tutto quanto, però devo essere sincero, e questo l'hanno insegnato il Signore e la Chiesa. Nei matrimoni a volte bisogna anche, o in altre situazioni, un matrimonio, un rapporto anche fra sorella e fratello, qualunque relazione, bisogna anche vedere se si può risolvere, perché a volte non è detto che si può risolvere soltanto sopportando. Quando tuo marito ti gonfia una uva, non è che devi solo sopporti, sopporti, ma a un certo punto devi smettere. Gesù ti dice di sopportare sempre, assolutamente. Ti dice di non tradirlo con altri, ma non ti dire cose davanti in Asia. E poi, in certi casi, quando veramente si vede che c'è un disequilibrio, bisogna vedere anche se il matrimonio, bisogna andare a rivolgersi magari alla Chiesa e vedere se il matrimonio è valido anche. Perché oggigiorno c'è una motivazione nelle nullità matrimoniali che si chiama immaturità psicologica a contrarre matrimonio,
Immaturità psicologica, al contrario di matrimonio, non significa che qualcuno si è sposato e non era capace di intendere volere. Era capace di intendere volere, però non era così maturo da rendersi conto di tutte le conseguenze che trovava, e lo chiamava un matrimonio. Allora, in questi casi ci può essere, uno va invicariato, ne parla, fino a quando la Chiesa non si pronuncia il matrimonio è valido. Se va a Chiesa, si pronuncia e te ti riconosce che non è valido dall'inizio perché l'avete contratto in maniera sbagliata, è come uno che si sposa, dice: io certo padre che mi voglio sposare, io ci provo, poi se va male me lascio, e il matrimonio è valido. Perché uno dei principi del matrimonio è l'indissolubilità. Se te ti sposi per provare come provi le scarpe, praticamente dici non mi vanno, poi ci ripensa prima, più, non è che ti sposi così. Poi magari fai finta e dici, vabbè, poi ti vedremo, no? No, quello non significa prendere un impegno serio, quello significa giocare quasi. Allora, le cose che vuole Dio sono poche. Indissolubile deve essere il matrimonio, devi garantire la fedeltà, anche non è che ti dici io mi sposo, tanto occhio non vede, poi non vuole, no? No, cioè, sono poche le cose che chiede Cristo, ma quelle però le vuole. Perché per essere felici bastano poche cose per far bene anche i matrimoni, però quelle ci devono stare. E la maturità psicologica è un elemento di quando si contrae il matrimonio. Oggi molte novità possono essere a volte date per immaturità psicologica contraria al matrimonio. Oppure perché la persona non l'ha fatto liberamente, ma l'ha fatto per costrizione. Guardate che per questo bisogna essere molto, mettersi in ascolto dello Spirito Santo. A tante persone gli si dice sopporta, prega, ma in certe situazioni bisogna avere il coraggio di Cristo e della Chiesa di dire figlio mio, no, ma il Signore mi chiama al martirio, no, non è vero che ti chiama al martirio, sai te che non c'è il coraggio da affrontare la situazione, non è una questione di martirio, perché Gesù non ti può chiamare più a volte dalla mattina alla sera, oppure, che ne so, a fare sempre continuamente cose brutte davanti ai figli, sempre a menarsi, a fare cose gravi, o sempre embriaco davanti ai figli. Oh. Voi sapete che il morale, sentite che cosa bella questa, una volta un moralista mi ha spiegato a me che l'atto tra marito e moglie deve essere umano. Quindi se un marito è ubriaco e chiede alla moglie il rapporto coniugale, la moglie si può rifiutare, perché non è umano. Non è fatto in maniera libera, serena e di donazione, ma è la moglie è quasi costretta perché il marito gli ha preso così, è mezzo ubriaco, no? Quindi ricordatevi che Dio tratta gli esseri umani secondo la loro natura umana, che è libera, e quindi nelle cose vuole poche cose, ma fatte bene, e voi dite una moglie, a volte si dice il debito coniugale. No, sembra che la moglie e il marito non si vanno mai rifiutare all'altro, manco se l'altro gli ha messo la pistola qua, no? Allora invece non è così, perché quello vale, il famoso debito coniugale, quando le cose sono umane e serene. Ma se tuo marito ti costringe con la forza, oppure tua moglie, oppure uno di due è embriaco sempre, no, tu ti puoi rifiutare, perché tu non sei un animale. Anche perché l'animale, tra virgolette, solo per istinto su questo, non è che sono maliziosi. Che si vistano, quelli per istinto lo fanno, no? Ok? Questo per dire, cioè a volte mettiamo di mezzo Cristo e la Chiesa su queste cose, ma Cristo e la Chiesa sono molto chiari su queste cose, bisogna conoscere. Perché Gesù ci ha chiamato a stare bene e a fare il bene. E tante volte certe situazioni bisogna riconoscere che non ti fanno né sta bene e neanche operare bene. Dice, mi sono ammalata, il Signore mi ha... Dico, guarda, forse sarà il Signore, tu dici il Signore, ma forse sarà il fatto che so 20 anni che sopporti questa situazione e ti è preso praticamente... Cioè, tu sei sicura proprio che è il Signore? Allora, Dio non ci chiede di non reagire alle cose, no? Sempre con carità, sempre con la luce, confrontandosi con la Chiesa, sempre illuminati, per carità. Però bisogna essere appunto, allora
quelli sono i modi concreti di risolvere le situazioni di volta in volta, scusatemi per la luce, ma concretamente, invece, ordinariamente, il perdono è quello che scioglie e guarisce il sistema immunitario dell'essere umano e lo rende immune anche, non solo lo guarisce dai mali passati, ma lo rende immune anche ai nuovi mali che arrivano, o quantomeno molto più protetto. Quindi io invito veramente a prendere la santa abitudine, io ho fatto l'esempio, almeno scusate me l'ha suggerito la sera, perché è molto più cotta e magnata la cosa, cioè al giorno magari sono più persone, oppure te stesso devi perdonare. Per esempio, no? Una persona molto religiosa, succede che un giorno fa uno sbaglio, ma manca che si ammassano 30 euro, ma lei così religiosa, tutti lo sai, cos'è? Magari è caduta in un peccato impuro. Mamma mia, certo che è un peccato, infatti tu vai a confessarci, ma che ripetere che stai dicendo il peccato. Però a volte c'è bisogno di perdonare se stessi anche per il dolore che ci si è procurato con le proprie cadute. Aspettavo, aspettavi, ma ricordati che se non cadi grazie a Dio sempre, perché se non c'è fosse il Signore siamo sempre per terra, allora ecco, non bisogna sorprendersi del dolore degli altri o nostro o della debolezza. La debolezza Dio la guarisce, non è che distrugge la debolezza, ma te la guarisce perché è buono. Noi dobbiamo chiederci come guarire quelle debolezze, non come inasprirle con l'ira, con il giudizio, con il disprezzo e così via. San Francesco di Sales dice una cosa bellissima, dice: un giudice giudica molto meglio le cose quando è sereno e non segue l'ira. Così tu verso te stesso, certo chiama per nome quel peccato, non è che lo accetti, però fallo con una serenità e un amore che ti permette di riconoscerlo e di liberartene, di rialzarti subito. Perché se tu invece usi l'ira, lui dice una cosa meravigliosa, Francesco di Sales, dice: tu quando giudichi con l'ira, non giudichi per compassione, che è la cosa di Dio, ma per passione, perché te rompe che sei cascato. Non perché ti dispiace che ho offeso Dio, ma perché sei stato perfetto come volevi te. E questo non è amore di Dio, questo è orgoglio. Ecco perché la verità, l'orgoglio con le debolezze si avvelena, con quelle proprie e con quelle dell'altro. Pensa che trattando di male, offendendo, dimenticandosi, ti fa cambiare, cioè se ne spisce sulla situazione. La compassione che tende a Dio invece, a compassione della tua debolezza, è proprio come quando il buon samaritano ha trovato la persona ferita, ha provato compassione, che ha fatto? L'ha presa, l'ha aiutata, l'ha fatta rialzare, ha guarito le ferite, e così la compassione guarisce e te fa rialzare. Invece l'amor proprio ti ancora più distrugge. Tante volte il peccato dispiace non perché abbiamo offeso Dio, ma perché c'è caduto lo schema. Oppure perché, mamma mia, come devo andare a confessare, no? Allora ecco, questo è importante. Quindi questa sera è fondamentale proprio prendere a cuore quello che ho detto e cominciare veramente a esercitare il perdono così come l'ho potuto manifestare, per grazia di Dio, perché questa è guarigione non soltanto per proteggersi dalle cose diaboliche, dalle cose cattive, ma anche dalle malattie, dalle infermità e da tutto. E c'era una ragazza che da 4 anni, mi sembra, racconta padre del DIF, riceveva esorcismi perché pensavano che era posseduta. Però c'era buono niente. Non si liberava, non migliorava mai. A un certo punto, quando lo Spirito Santo non ti conferma in quello che stai facendo, ma te lo chiede a un certo punto, ma Spirito Santo, scusami tanto, ma non è che ho capito male, no? Perché l'albero si vede dai frutti. Allora
questa donna la porta la figlia dal padre Tartif, dicendogli che aveva bisogno di esorcismi, di preghiere di liberazione, di qua e di là. Ok. A un certo punto padre Tartif riceve la parola di conoscenza: aborto, 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 aborto. Allora lui con delicatezza dice alla ragazza: senti, scusami, ma per caso hai mai abortito? Lei scoppia, piange e dopo tanti anni riesce a dire che aveva fatto due aborti e non si perdonava questa cosa. E quindi le crisi di diavolo erano crisi quasi nervose. Era meglio passare per posseduta che per una che aveva fatto due aborti, tra virgolette. Quando la terapista poi dice che l'ha fatta confessare, la ragazza è guarita all'istante. All'istante è andata via guarita, dopo anni e anni di preghiera di liberazione, esorcismi. Ecco perché io ho fatto la catechesi discernere il tuo dolore, si chiama, proprio perché prima di fare terapia bisogna discernere da cosa deriva il tuo dolore. Ma se il dolore deriva da ferite, se servono facciamo pure gli esorcismi, per carità, che è liberazione, ma se basta, serve il perdono nel tuo caso. Bisogna che tu usi il perdono. Non sempre sono i demoni, non sempre sono pure i demoni, può darsi che si attaccano alle tue ferite. Allora se te chiudi le ferite, i demoni praticamente si attaccano, nel senso che non fa più niente. Allora ecco, questo è molto importante, stasera ci teniamo tanto a annunciare questa cosa, perché il perdono si sa che è una guarigione, ma io credo che debba diventare un rimedio costante. Infatti padre Roberto De Grandis, che liberava dai demoni a tutto spiano, lui spiegava che lui spesso faceva fare due cose alle persone: preghiera di perdono e di guarigione interiore per chiudere le porte al demonio. Dopodiché i demoni spesso se ne andavano anche con una porta sola, oppure se ne andavano in maniera non plateale, cioè perché a volte la persona soffre, poi ci sono casi che ci vuole l'esorcismo, poi ogni cosa a sé. Però è vero che quando tu abbini perdono e preghiera di guarigione interiore con la liberazione, i risultati sono straordinariamente più grandi spesso. Perché, che ne so, 9.500 mazza, mi perdonano. Okay. E vabbè, però facciamo la preghiera adesso. E chiediamo proprio al Signore che a ognuno ispiri praticamente come fare in modo più giusto, il tempo più giusto e tutto quanto. Perché ognuno di noi magari ci fa, chi pregherà davanti alla croce, chi pregherà davanti al Santissimo, dipende come ognuno è chiamato. Allora, se volete ci alziamo in piedi.
Adesso preghiamo con grande dolcezza, perché Gesù è presente, quindi ci vuole guarire, quindi preghiamo con la sua dolcezza, tanto non serve, e lo suo santo guarisce senza tanti strilli e cose. Allora, ripetiamo insieme. Spirito Santo, Spirito Santo, tu che sei apparso, in forma di colomba, vieni da me, e metti le ali alla mia preghiera. La consegno a te la mia preghiera. Mettiti le ali e portala al trono di Dio. Adesso, Spirito Santo, alla tua presenza metto sotto il trono di Dio tutta la mia vita fino al concepimento. Ti chiedo, Spirito Santo, fa che venga Gesù dentro di me a perdonare con me e a completare il mio perdono, perché sia perfetto nel nome di Gesù, fin dal concepimento. Perdono tutte le persone che mi possono aver procurato dolore, sia volontariamente che involontariamente. Signore Gesù, per sciogliere il mio dolore, io stasera ti chiedo il permesso di perdonare anche te per tutte le volte che anche sbagliando ti ho ritenuto irresponsabile del mio dolore, colui che non si è abbastanza preoccupato dei miei problemi. Lo so, Signore, che tu non hai bisogno di perdono, ma questo mi serve per sciogliere tutto il mio dolore anche verso di te. Adesso, Signore, che sono in perfetta comunione con te, prendimi per mano e insieme andiamo a guarire e a perdonare tutte le persone che ne hanno bisogno. Signore, ho davanti la figura di mio Padre. Nel tuo nome e con te lo voglio perdonare per tutto il dolore che mi ha procurato, sia volontariamente sia involontariamente. Lo perdono per tutto il dolore che mi ha procurato con le sue parole, con le sue omissioni, col suo stare in silenzio, con la sua rabbia, con la sua mancanza di controllo, in tutti i modi con i quali mi ha procurato dolore. Insieme con te, Gesù, lo perdono e lo benedico e dichiaro che la porta satanica aperta fra me e lui viene chiusa al perdono. Adesso, Signore Gesù, vedo mia madre e fin dal concepimento la voglio perdonare per tutto il dolore che mi può aver provocato.
Anche quello che mi può aver procurato in grembo, con le sue paure, con le sue ansie, con le sue eccessive preoccupazioni, per il dolore che ha provato, per il tradimento subito e che ha trasmesso pure a me. La perdono di cuore, perché anche lei possa guarire dalle sue ferite. E dichiaro chiusa questa porta satanica. Adesso, Signore Gesù, voglio perdonare tutti i miei parenti di qualunque grado, genere e parentela, per tutto il male che hanno procurato a me, anche attraverso la mia famiglia, con le loro parole, con i loro giudizi, con le arti magiche, con le maledizioni e con tutto quello che di male possono aver fatto contro di noi. Gesù, perdono con te e con te benedico tutti. E questa benedizione nel tuo nome spezza tutte le catene. Dichiaro che queste catene cadano a terra, siano prese dagli angeli e disperse nei fiumi. Spirito Santo, adesso sotto la croce raccolgo e visualizzo tutte le persone che possa aver incontrato nella mia vita, tutte quelle che mi possono aver procurato dolore volontariamente e involontariamente. Sotto la croce, Gesù, mi metto anch'io per tutto il dolore che mi sono procurato, anche per la mia sensibilità. Adesso chiedo che il sangue di Gesù scenda su tutti noi, ci copra, ci lavi, ci purifichi, ci risani, ci perdoni e sciolga tutto il dolore causato dalle nostre azioni. Signore Gesù, insieme con te perdono me stesso e tutte queste persone, e per questo perdono dato nel tuo sangue prezioso abbatto tutte le porte sataniche e li chiudo per sempre. Adesso c'è il Signore che sta guarendo una donna per un dolore specifico legato, non so se ho fidanzata o marito. Ripetete con me: Signore Gesù, Signore Gesù, in particolare sotto la croce, in particolare sotto la croce, metto quella persona. Metto quella persona. Facciamo un attimo di silenzio, ognuno metta sotto la croce una persona specifica, due o tre proprio gli vengono più in mente, che sono più legate al suo dolore. Grazie, Signore Gesù. Adesso mi sto liberando veramente.
perché questo dolore l'ho sempre affrontato da solo o da sola, e mi ha sempre vinto. Ma adesso sto mano per mano con te, Gesù. E insieme con te perdono queste persone, le perdono e le benedico, e chiedo che il tuo sangue, Gesù, anche nel mio inconscio, lavi in tutta la mia vita tutto il dolore, tutta la rabbia, tutta la tristezza, tutta la melanconia, tutte le radici di infermità. Io nel tuo nome, Gesù, le dichiaro seccate, sciolte, perché io, Gesù, voglio dipendere solo da te. Ti accolgo, Gesù, nuovamente come mio unico Salvatore e Signore, e ti chiedo di lavare tutta la mia vita nel tuo sangue, perché io torno innocente come appena sono stato battezzato. Adesso che sto in perfetta comunione con te, Gesù, chiedo che lo Spirito Santo venga. Ti accolgo, meraviglioso Spirito Santo. Rinuncio a tutte quelle fortezze che ti impedivano di guarirmi. Ci ho rinunciato, Spirito Santo. Adesso vieni tu e riempimi completamente, in modo che in me non ci sia più spazio per il male. Thank you.
adesso facciamo questo, questo praticamente parte finale, perché Gesù adesso ha chiuso e adesso è il momento in cui i demoni vanno via in maniera proprio senza scampo. Allora adesso insieme diciamo: Spirito Santo, Spirito Santo, siamo completamente tuoi, siamo completamente tuoi. Guarda tutti questi demoni, guarda tutti questi demoni che hanno interessato la nostra vita, che hanno interessato la nostra vita. Adesso falli precipitare, adesso falli precipitare come il folgore nell'abisso, nell'abisso, e comandiamo, e comandiamo, e ti chiediamo di comandare, e ti chiediamo di comandare, e non farli mai più tornare, e non farli mai più tornare. Adesso Spirito Santo, adesso Spirito Santo, sciogli, sciogli quel tumore completamente, quel tumore completamente, restaura, restaura quella persona, quella persona dalla sua sclerosi multipla, dalla sua sclerosi multipla. Guarisci, guarisci quel bambino dalla sua infermità, dalla sua infermità. Adesso Spirito Santo, adesso Spirito Santo, guarisci, guarisci quell'uomo, quell'uomo che non riesce a vivere, che non riesce a vivere la sessualità matrimoniale, la sessualità per le violenze che ha subito da piccolo. Adesso Spirito Santo soffia nella nostra mente, nel nostro corpo, nell'anima, nei sensi, nei centri nervosi, e restaura e guarisci. Adesso Spirito Santo, adesso, soffia, soffia dentro il nostro sistema immunitario, sia naturale sia spirituale, e rendici per il sangue di Cristo impermeabili e impenetrabili a tutti i mali. Rendici impermeabili e impenetrabili a tutti i mali. Rendici impenetrabili e impermeabili a tutti i mali. Fate da oggi Spirito Santo, non viviamo più per il peccato, ma per Gesù, nel suo nome potente e prezioso. Adesso trasferiamo tutti i legami che abbiamo avuto con le persone che nella nostra vita ci hanno dato dolore. Tutti questi legami li trasferiamo tutti, anche quelli futuri, sotto la Signoria di Gesù Cristo, contro ogni altra volontà, anche diabolica, e tutto sigilliamo nello Spirito Santo. Finiamo consacrando tutto quanto passato, presente e futuro alla Madonna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Spirito Santo, ci consacriamo con tutto quello che ci può appartenere per sempre a te, nel tempo e nell'eternità.
nella divina volontà. Amen, alleluia. E la benedizione di Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Una cosa importante, scusate perché se non lo dimentico un'altra volta, mi hanno chiesto che alla fine rimettiamo a posto le sedie, spengiamo le luci e quando usciamo un ultimo chiude, perché la porta io lascio tutta aperta, la verità è questa, quindi perdonatemi, pace e bene. Pace.